Nel cortile del Palazzo dell'Annunziata è stato presentato il palio della 26esima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona, che riprende da dove si era fermata e ritrova immutato l'affetto della gente e dei suoi sostenitori. Borghi e Sestieri saranno i protagonisti nelle gare cavalleresche che si disputeranno in Piazza Maggiore il 30 e il 31 luglio. Sarà un'edizione ricca di eventi collaterali che ci accompagneranno verso i due giorni di gare. Chi è presente e chi lo vedrà attraverso le vostre televisioni si renderà conto di che cosa significa la ripartenza. Per due anni siamo stati fermi, si riparte con i giovani, ma con un figlio diverso. Io penso che debba essere il futuro della organizzazione più importante della giostra. Voi fate già un grande lavoro per farci essere presenti nelle vostre emittenti, però dobbiamo uscire dalla città, dobbiamo uscire dall'Abruzzo, dobbiamo collegarci con l'Italia, dobbiamo fare questo passo. Io spero che la mia presenza nella fondazione per altri tre anni possa diventare e possa essere questo, far assurgere la giostra a livelli nazionali, farla conoscere e poi implementare sempre di più la giostra europea, perché attraverso quella noi riusciremo a portare a Sulmona la gente che, vedendo Sulmona attraverso il dépliant, capirà che venendo di persona avrà emozioni completamente diverse. Quest'anno veramente stiamo facendo salti mortali e veramente anche economici per realizzare tutto al meglio. Quindi quest'anno veramente ripartiamo veramente alla grande con il piede giusto. Possiamo dire un grande entusiasmo per questa ripartenza? Sì, l'abbiamo visto anche in presentazione, tutto il pubblico che c'è, i ragazzi specialmente che ci sono, quindi tutti stiamo aspettando con veramente fremendo per arrivare al 30 al 31 e andare in piazza a esibirci, a fare la giostra cavalleresca di Sulmona. Sono stati due anni lunghi, lunghissimi direi. Due anni lunghissimi, due anni di sacrifici, due anni che comunque non ci siamo fermati, abbiamo fatto anche qualche evento minore, però ci ha fatto sì che siamo rimasti uniti tutti quanti insieme, anche Borghi e Sestieri hanno iniziato a lavorare alla grande, stanno riaggregando le persone, che è quello che ci serve di più sia a noi che a loro. L'appuntamento è dunque per 30 e 31 luglio con la giostra cavalleresca di Sulmona e 6 agosto con la giostra d'Europa e dei Borghi più belli d'Italia.